Il dipinto raffigurante la sofonisba non è firmato, non è datato, ma è universalmente riconosciuto dai grandi esperti come opera di Simone Cantarini, il grande pittore pesarese che fu allievo glorioso di Guido Reni ed ebbe una carriera folgorante, interrotta molto presto. Nato nel 1612, muore nel 1648 a Mantova, in circostanze misteriose che non sono state mai chiarite dalla storiografia. Sofonisba è una delle grandi eroine del teatro rinascimentale e barocco che trova nelle raffigurazioni pittoriche ampio spazio. Non è l'unica in quel tempo, voglio dire, non è l'unica delle grandi eroine che vengono raffigurate dai pittori. Didone, Cleopatra. Ecco, sono soltanto due esempi di questa tipologia di personaggio femminile che nella prima metà del Seicento incontra grandissima fortuna ed è comprensibile. L'eroina che muore a seguito di un doloroso sacrificio, di male d'amore o di tormenti di qualunque genere si imprime nella mente del pubblico che si commuove, piange, del resto. Questo non è accaduto solo nel Seicento, è accaduto anche nella cinematografia del XX e XXI secolo e in tante altre forme d'arte. C'è una componente che oggi verrebbe da definire melodrammatica, ma in effetti in quel tempo, il tempo cioè in cui, è vero, fu eseguito il nostro quadro, c'è una grande attività teatrale e melodrammatica. Quindi non è illecito vedere un quadro come questo, questa mezza figura femminile, che in qualche modo ci riporta all'ambiente del grande teatro. Ma il quadro del Cantarini non è affatto melodrammatico nel senso, come dire, deteriore della parola, anzi, è un modello di sobrietà, di severità, di introspezione. La storia di Sofonisba era molto nota ai pubblici dell'epoca, oggi forse un po' meno. La regina della Numidia, la odierna Algeria, diciamo così. Il marito Massinissa a un certo punto si trova nella circostanza di forse dover cedere ai Romani, Scipione che lo minaccia e soprattutto minaccia di catturare la sua sposa. E Massinissa manda a Sofonisba una coppa di veleno. La regina intende. Pur di non cadere nelle mani dei romani, è pronta all'estremo sacrificio. Così accadrà. Il quadro rappresenta appunto il momento immediatamente precedente al gesto eroico e tragico. È interessante come Cantarini, che da allievo di Guido Reni è sensibilissimo alla psicologia femminile e in generale alla rappresentazione maestosa e sobria al contempo della bellezza femminile. Poi in questo caso regale. È interessante come Cantarini rappresenta il personaggio in un momento di profonda meditazione interiore. La regina ha appena ricevuto la coppa del veleno, noi lo intravediamo appena nel quadro, in questa bella coppa che la regina tiene in mano e sta meditando, evidentemente. È vicino al passo estremo, ma non ha ancora deciso di compierlo. E il pittore rappresenta questo momento, la potenzialità. Questo è molto interessante se ci rapportiamo al mondo teatrale. Tra un momento, quando cioè il quadro sarà terminato, ecco, immediatamente dopo la regina prenderà davvero la decisione. È molto bello come Cantarini usa la gestualità. Noi oggi non comprendiamo più bene il significato dei gesti che gli attori naturalmente non li vediamo più, ma che i personaggi dipinti in vesti quasi di attori e ci presentano, fanno. Ad esempio, Cantarini rappresenta Sofonisba proprio in quel momento delicatissimo in cui la regina, tenendo in mano la coppa di veleno, ha uno stato d'animo tra il disgustato, il pietoso, il terrorizzato e il fermo supremo, la fermezza suprema, disgustata, diciamo. In effetti, quel gesto della mano in cui la regina appena appena tocca la coppa, ma
ma le altre dita sono separate in una posizione quasi a ventaglio. Per la mentalità del tempo, quel tipo di gesto significa un misto appunto tra terrore, perplessità, titubanza e forza di reazione dell'animo. Pensate, a quel tempo erano abbastanza frequenti dei libri scritti da letterati, autori vari che spiegavano la filosofia dei gesti che poi noi ritroviamo nel quadro nostro e in tanti altri del tempo. Ho davanti a me un libro veramente interessante in tal senso, scritto da un grande erudito dell'epoca, Giovanni Bonifacio, giureconsulto e assessore. Pensate, così si definisce nella copertina del libro, un libro pubblicato proprio ai tempi dell'infanzia di Simone Cantarini a Vicenza. Sentite come è intitolato il libro: Cenni. Con la quale, formandosi favella visibile, si tratta della muta eloquenza che non è altro che un facondo silenzio. Cioè l'autore spiega, fa un catalogo del significato di tutti i gesti che noi facciamo. Una grossa parte del libro è dedicata alle mani e c'è un capitolo intitolato Pigliare con tutte e due le mani. Sentite cosa dice. Accenna che la cosa che si piglia sia difficile da trattenere e pericolosa da fuggirci di mano. Ecco che cosa rappresenta Cantarini. La regina è talmente inorridita che quasi le cadrebbe dalle mani ciò che invece deve tenere fermo, fortemente, onde compiere poi l'azione che la porterà alla morte. È interessantissimo come Cantarini, è vero, servendosi di una tipicità della gesticolazione del tempo, formula un'opera di altissima dignità e profondità di pensiero. Guardiamola negli occhi, la nostra sofonisba. La titubanza, il tormento interiore, il turbamento è espresso da Cantarini con una profondità incredibile. E ancora una volta ci viene in mente un tema barocco, perché siamo in quest'epoca qui, e cioè i giochi di parole, la combinazione di gesti, segni per accentuare le nostre percezioni. La regina è profondamente turbata, anzi, il turbamento è il contenuto, è il soggetto vero di questo quadro. Ebbene, che c'ha sulla testa? Un turbante. Turbante, che vuol dire? Non ho bisogno di dirlo. Naturalmente si potrebbe pensare, ma che stiamo scherzando? Cos'è un gioco di parole? Certo che lo è. Nella mentalità barocca, seicentesca, teatrale, il gioco di parole è un elemento di sollecitazione della nostra emotività. Del resto, cari amici, il significato del turbante nella mentalità del tempo ci porta proprio a questo. Voi sapete che ancora oggi nella religione Sikh, che so, il turbante significa qualcosa di ben altro che mettersi una copertura in testa. Per i Sikh il turbante è la mano di Dio che ci protegge. E in altre tradizioni, per esempio quella ebraica, il turbante è una forma di superiore sapienza che grava su di noi, per esempio nel libro di Giobbe se ne parla. D'altra parte, pensiamoci un momento, il turbante è una metafora delle circonvoluzioni cerebrali, è una testa sopra la nostra testa. E il turbamento che arriva alla regina, in un certo senso sembra come scaturire da questo mirabile e bellissimo copricapo che il pittore dipinge. Bellezza, preziosità dello stile, profondità di pensiero, introspezione. Un'opera significativa.